Abbiamo qualche margine naturalmente nel pomeriggio, quindi prima di mezzanotte dovremo finire. Allora, benvenuti alla seconda parte di questo meraviglioso corso di formazione. Vi do una notizia, state molto attenti alle vostre borse, portafoglio, carte di credito, perché l'anno scorso è venuta una zingara e poi si è intrufolata e ha preso, e oggi purtroppo ho fatto un'altra operazione, ok? Zingara o qualche ladro, perché ladro merce spazzatura. Allora, benvenuti, bentornati, per piacere vi chiedo solo un attimo di silenzio perché sennò non possiamo veramente iniziare. E in questo momento è fondamentale presentare Gliel'ho detto a tutti. Sì, le finestre. Allora, prima avevo fatto una piccola introduzione. Prima di dare la parola a Giuseppe, voglio condividere il fatto che oggi nel panorama dell'utilizzo dei campi elettromagnetici e della tecnologia stiamo sprogrammando la vita e la funzionalità delle nostre cellule. Si inizia dai padri e dalle madri prima del concepimento, prosegue poi con la sprogrammazione fetale nella pancia della mamma e poi va avanti col fatto che questi telefonini e iPad stanno diventando babysitter. Stanno diventando babysitter ai ristoranti, in casa. Il wifi in casa è 5G, quindi se in casa noi abbiamo il wifi acceso, poi non andate in giro per le strade stop 5G con le bandiere, perché ce l'avete in casa. L'abbiamo utilizzato 2 anni di pandemia, ci siamo bruciati il cervello, abbiamo creato dei bambini kikomori, abbiamo fatto una strage. Non so se sapete, non so se ascoltate mai Crepè, che può piacere o no, ma sta dicendo delle verità forti, sta dicendo il fatto che abbiamo non so quanti disturbi psichiatrici, enormi, causati da chi ha messo in gabbia questi ragazzi, e non solo. Quindi l'epigenetica è educazione non solo di quello che può danneggiare, ma anche educazione nei comportamenti, tutta epigenetica. Un atleta diventa un campione perché si allena tutti i giorni. I muscoli che mettiamo in palestra li mettiamo perché andiamo in palestra tutti i giorni, sì o no? È epigenetica questa, sì o no? È certo che è epigenetica. Mangiare bene è epigenetica, mangiare male è sempre epigenetica, ma al contrario. Quindi è tutto un mondo di cui noi dobbiamo riappropriarci, perché dobbiamo fare presto. La professoressa Lucangeli lo dice continuamente: dobbiamo fare presto, aiutatemi, perché purtroppo dice Crepè, ma è possibile che il genitore vuol diventare come la figlia? Vuole tornare a fare la figlia, e allora non sai più chi è,
la madre o la figlia quando arrivano dal dottore. Ed è un problema, perché l'esempio è sbagliato. Allora dico, questi sono i dati provocati dalle radiazioni elettromagnetiche, questi disturbi, compreso l'autismo e tutti i tumori cerebrali, questo dove noi facciamo sviluppare un bambino. Allora, avere a disposizione un dispositivo che incomincia a capire qual è la frequenza che stia danneggiando quella persona, se è più sensibile o meno sensibile. Abbiamo fatto dei test prima e abbiamo visto già che in una famiglia c'è qualcuno che è più sensibile e altri meno sensibile. Dici, ma com'è possibile? È così. Eppure magari una persona utilizza quel cellulare più dell'altra persona, ma è un po' come dire, a qualcuno fa male il tonno, l'altro se può mangiare mezzo chilo che non gli fa niente, no? Allora non siamo tutti nati tutti uguali, c'è qualcosa che cambia nel panorama, e le linee guida europee 2016 per la prevenzione dei danni da campi elettromagnetici, documento dell'ISDE, ci dice che stanno aumentando in maniera vertiginosa la sensibilità chimica multipla dovuta al Bluetooth, e vado a fare yoga, vado in palestra con le orecchiette, come si chiamano? Gli auricolari, senza filo, perché ci mancherebbe, devo muovermi, dà un fastidio. È tutto senza filo, wireless, Bluetooth, e questo sta danneggiando pesantemente il cervello. Se poi c'è un'intossicazione ai metalli pesanti, cosa fa il campo magnetico con i metalli pesanti? La calamita trasporta dove? Nei tessuto nervoso. E poi dire, ho avuto un problema di qua, ho avuto un problema di là, c'è un'intossicazione ai metalli, eccetera, eccetera. E siamo a 1 su 36 di autismo, è possibile andare avanti così? È possibile continuare a dirci che il problema è quello che fai prima del concepimento, quello che fai in gravidanza, devi controllare l'infiammazione? Vabbè, sì, adesso me lo scrivo, no, ma non è scientifico. Non è scientifico cosa? Solo la malattia è scientifica. Qui è il problema. Scarichiamo un'app chiamata Vita, la cosa più preziosa che abbiamo al mondo, per trasferire tutte le informazioni dei padri e delle madri, e qui si compie la vita, e lo vedremo domani con la mia amica Simona. Qui si compie la vita. Ma cosa stiamo dando qui? L'abbiamo visto con Luigi Montano, ve l'ho fatto vedere prima. Qui è un casino, qui ormai. Questo non funziona più perché c'è una disfunzione mitocondriale. Quindi un problema di procreazione. Qui abbiamo una serie di interferenti endocrini, dal fumo all'alcolismo a quello che volete metterci, dai tatuaggi alle sostanze chimiche, e questo è un problema. Ma no, dai, a me è come dire quello che quando voi parlate in casa, no, la Coca-Cola fa male, sì, ma a me piace, vero? Vi dicono così. La Nutella fa male, sì, ma a me piace, sì o no? E cosa gli dici? Che risposta gli dai? Ognuno si fa del male come vuole, no? Che non hai, sei spiazzato, no? Perché dire a me piace, te sei spiazzato, cosa gli dici? Eppure tutta la vita si sprogramma qui. Allora, il fumo di sigaretta sta creando veramente stragi. Dobbiamo conoscere quello che ci danneggia e quello che ci protegge. Dobbiamo lavorare sulla rimetilazione del DNA. Vado molto veloce perché voglio poi subito passare. Però quello che dobbiamo tenere presente è questo. La professoressa Blackburn, 253 lavori scientifici, e poi ci dicono, no, non è scientifico. Ma tu come lo misuri lo stress cronico, la depressione, lo stress prenatale, i traumi nei bambini, l'abuso, l'educazione sbagliata, le carenze, l'inquinamento, l'uso di tabacco, la dieta sbagliata, l'obesità? Come la misuri? Avete uno strumento? Eppure questo sta sprogrammando la vita dentro la pancia della mamma. Sta accorciando i telomeri dentro la pancia della mamma. E i telomeri, mi insegnate voi, io non sono ignorante, sono un tecnico, non capisco niente, confronto a un medico laureato, però è un problema, sì o no? Perché la telomerasi,
la capacità di rimetilare il DNA, la salute mitocondriale e il DNA mitocondriale decidono la longevità. Allora, se noi partiamo da lì, mesenchima, tessuto connettivo, microcircolo, reali rischi congeniti, dalla nascita e le costituzioni possiamo trovare una soluzione, come ci insegna Barto. Ed ecco che noi vogliamo creare un'alleanza di cervelli che può fare la differenza. Vogliamo fare questa accademia. Bartolo, questa accademia di cosa tratterà? Questa accademia? L'ho preso a trabocchetto, ragazzi. Beh, siccome, come dice Giorgio, la vita è urgente, l'accademia si occuperà di formazione per operatori S-Drive. Cioè, vogliamo creare un master di formazione per utilizzo di S-Drive nell'epoca che stiamo vivendo, con tutte queste problematiche che si stanno ulteriormente complicando, perché più continuiamo ad andare verso il DIS e più avremo spazio per patologie anche giovanili, come avete parlato prima, in cui ci troveremo di fronte a problematiche che prima non erano di quella fase di vita, depressioni o problematiche di tipo psicologico. Cioè, quando eravamo ragazzini noi forse non avevamo neanche il tempo di pensare, perché era molto più limpida la vita, forse più dura rispetto ad ora, però oggi con tutti questi fattori, per cui vogliamo creare, abbiamo pensato di creare proprio, si chiamerà Academy S-Drive, e ci sarà questo master che consterà di 4 weekend. Questi weekend saranno organizzati in 2 città differenti per dare la possibilità di essere raggiunte con facilità e chiaramente programmando molto prima le date. Saranno weekend, più che weekend abbiamo pensato dal venerdì alla domenica mattina, in maniera tale che facciamo 2 giorni completi di formazione. Chiaramente fra i docenti ci sarà chi ha acquisito sul campo esperienza importante S-Drive, va bene, quindi selezioneremo medici, operatori, poi Giorgio chiaramente darà il contributo anche con gli altri professionisti che fanno parte del nostro entourage, in maniera tale che saranno giornate di confronto frontale, cioè noi creeremo proprio una scuola di, diciamo, di perfezionamento, un master, però con lezioni frontali, cioè ci dobbiamo vedere, confrontare, ci sarà molta clinica, ci sarà poi la possibilità di fare l'ultimo weekend, o comunque saranno 3 giorni in un villaggio che stiamo scegliendo io e Giorgio, in un brutto posto della Puglia, lo possiamo dire, vabbè, comunque faremo a giugno questo weekend finale, dove ci sarà l'esposizione di una tesina collegata a un caso clinico, ci sarà la consegna del master e ci sarà anche il modo di passare qualche giornata insieme per, diciamo, stare bene, divertirci anche un po', passare un po' qualche giorno di relax. Per cui, diciamo, la lancerà Giorgio accanto chiaramente alla scuola di alta formazione, che è al 6° anno, compie quest'anno il 6° anno, dove avete una gamma di professionisti che è un putpurri di informazioni incredibili, che permette di avere un ampio raggio d'azione. Poi ci sarà invece la parte doverosa, perché chi come me ha già una casistica di migliaia di casi non può vedere o sentire ancora gente che dice che S-Drive non serve a nulla, cioè è impossibile. Cioè, quindi, siccome è veramente un patrimonio per l'umanità, non possiamo perdere tempo. Guardate, le malattie sono cambiate. Cioè, io negli ultimi anni ho visto patologie che non vedo, io lavoro dal 98, quindi negli ultimi 3 anni dopo il Covid sono uscite fuori delle sindromi nuove, cioè è incredibile. Quindi o ci diamo da fare veramente e dobbiamo trovare delle strade comuni, dove comunque appunto il concetto di comunione sarà anche quello che nell'ambito di questo master noi abbiamo creduto anche di affiancare poi con un tirocinio diretto, che per chi potrà raggiungere, o comunque con un supporto continuo per un periodo di tempo che poi sceglieremo, fra i vari docenti che ci saranno, i vari discenti, si creerà questa collaborazione che sarà successiva
alla, diciamo, all'acquisizione del master, in maniera tale che il discente non venga abbandonato a se stesso, ma continui o in diretta, andando proprio direttamente. Io per esempio ho 5 studi in Italia e ho Katia è un esempio, perché Katia prendeva il treno alle 5 di mattina da Torino, giusto? Alle 6. Veniva a Milano da me e ha fatto per 2 anni interi, una volta al mese, questa cosa. Ed è stata premiata, perché avete sentito la sua relazione. E quindi ci dobbiamo dare da fare. Questo è ancora lavoro, perché chiaramente capite che è lavoro anche per i docenti. Però noi abbiamo scelto come sedi Roma e Milano, dando delle date subito, avete la possibilità di organizzare voli e poi chiaramente con il cuore di Giorgio, che non penso che farà pagare in maniera esosa questi master, penso che verrà incontro. Meno di 20.000 euro sicuramente. Ecco, meno di 20.000 euro, vabbè, il 50% a me, ricordati. Quindi chiaramente, ecco, quello che vi volevamo presentare è anche questo nuovo progetto, diciamo che ci piacerebbe un applauso di approvazione per capire. Ah, wow, grazie. Grazie, grazie veramente di cuore. Scuola di alta formazione, Master Academy S-Drive. Volevo ringraziare Monica Greco per questo grande contributo che ci darà. Oggi per ragioni personali non può essere presente. E ci ha detto solo che si è emozionata solamente a vedere tutti voi in fotografia, quindi gli mancate tanto. E ora, scusate, mi sono un attimo emozionato, mi sono distratto. Il prossimo relatore è un grande, carissimo amico, uno dei professionisti di esempio per tanti di noi, di voi, veramente, adesso veramente straordinario, è il dottor Giuseppe Napoli. Grazie. Il dottor Giuseppe Napoli è